Primo sold out nella nuova stagione a Jesolo. Non ci sono più camere disponibili nella foresteria dell'Associazione Italiana Albergatori per la settimana di Pasqua. La trentina di alloggi per i dipendenti delle strutture ricettive e soci dell'AIA è andata presto esaurita. La foresteria, ricavata da un ex hotel del litorale, ha il doppio obiettivo di togliere dalla speculazione edilizia strutture alberghiere trascurate, ma soprattutto incentivare gli addetti del comparto a farsi assumere a Jesolo, alleviando il problema della difficoltà a trovare alloggio. Gli albergatori hanno capito che l'avere a disposizione degli alloggi per il personale decorosi con wifi, televisione, aria climatizzata è sicuramente un plus importante per attrarre capitale umano nella località. Non è però una soluzione definitiva. Le attività ricettive richiedono infatti circa 6.000 dipendenti, mentre le stanze della foresteria sono poco più di 30. Noi speriamo che abbia un effetto domino, che altri albergatori vedano nella possibilità di fare del loro albergo una foresteria, sicuramente una realtà reddituale, redditizia per loro. Ma questo porta anche al fatto che si possano creare degli alloggi, diciamo, in comune fra vari albergatori. Cosa significa? Vari albergatori si mettono d'accordo e comprano un albergo, comprano più appartamenti in modo da alloggiare i loro dipendenti. E questo, ripeto, sempre per attrarre quello che è il capitale umano, che è sempre difficile da trovare. La ricerca di capitale umano che spesso si è rivelata una vera e propria emergenza per gli albergatori ad ogni stagione turistico-balneare. Gli albergatori hanno capito che forse effettuare colloqui prima dell'inizio della stagione, quindi già sulla via di novembre-dicembre, può essere importante per cercare di scremare quello che è quella che è la migliore professionalità dei dipendenti.